lavorare e non riuscire a mantenersi è un qualcosa di insopportabile, perché quando una persona lavora deve poter essere messa nelle condizioni di poter far fronte a tutto quello che sono i bisogni normali di una vita normale. Attaccare la povertà è un qualcosa di veramente vergognoso, ma peggio di attaccare la povertà è prendere in giro i poveri con delle misure che di fatto non li aiutano, li mettono probabilmente ancora più in difficoltà. Oggi siamo qui per parlare di questi drammatici dati che ha diffuso l'Istat. 5,7 milioni di italiani nel 2023 erano in povertà. Voi come Movimento 5 Stelle avete chiesto a Meloni di riferire in Parlamento e avete accusato il governo di essere irresponsabile di questa situazione. Ci spiega il perché. E come il governo è responsabile di questa situazione drammatica? Il governo Meloni ha colpevolizzato la povertà, ha attaccato la povertà, ha distrutto il reddito di cittadinanza, che era una misura per la povertà, e ha ridicolizzato la povertà parlando di reddito di cittadinanza come metadone di Stato. Questo è un messaggio devastante, una politica devastante contro i poveri, per cui il governo Meloni si prende la responsabilità di quello che sta facendo e allo stesso tempo, dopo aver compiuto questa politica di colpevolizzazione e di attacco, cosa ha fatto? Non ha predisposto assolutamente niente per andare a supportare in qualche modo le fasce più emarginate e più in difficoltà. Le misure che sono state messe in atto, tipo il fantomatico carrello tricolore, il trimestre tricolore e la social card, che praticamente si traduce in poco più di un caffè al giorno per queste persone, chiaramente sono misure che non hanno nessun tipo di impatto. Anzi, se posso dire una cosa, io penso che attaccare la povertà è un qualcosa di veramente vergognoso, ma peggio di attaccare la povertà è prendere in giro i poveri con delle misure che di fatto non li aiutano, li mettono probabilmente ancora più in difficoltà, perché li mettono di fronte alla loro impossibilità di far fronte alle proprie necessità, e questo secondo me è proprio una politica vergognosa. Palazzo Chigi però dice: non è colpa delle nostre misure, è che c'è l'inflazione, per questo si vedono questi dati. Se la ministra dice è aumentata l'inflazione, sì, benissimo, ma che cosa hai fatto tu per porre argine a questo aumento dell'inflazione? Non ci sono strategie industriali per il rilancio del nostro paese. Esempio, sono più di 11 mesi che la crescita industriale non c'è, abbiamo un dato negativo, è la prima volta che accade questo. Altre misure come la social card piuttosto che il carrello tricolore del trimestre tricolore non sono state rinnovate, perché il trimestre tricolore è stato assolutamente una misura spot, momentanea, che in nessun modo può andare a intervenire sulla povertà, perché la povertà è una condizione strutturale che deve essere affrontata con misure strutturali, non con misure occasionali, perché appunto questo non serve assolutamente a niente. E il taglio del cuneo fiscale, perché un'altra cosa che dice il governo è in questo modo abbiamo redistribuito il reddito. Sicuramente c'è stato il taglio del cuneo fiscale, che è stato confermato anche quest'anno, però Meloni ha la capacità incredibile di vendersi le misure che sono state create da altri governi, perché ricordo che la misura del taglio del cuneo fiscale è stata introdotta nel governo Conte 2, così come anche un'altra misura, che è quella dell'assegno unico universale, che anch'essa ha un impatto su questo discorso della povertà e quindi in qualche modo aiuta e sostiene le persone più in difficoltà, anche questa introdotta dal governo Conte 2, per cui di fatto Meloni parla delle misure degli altri, non delle misure che ha posto in essere lei. Un altro dato che è emerso da questi numeri dell'Istat è che ci sono anche nuclei familiari in povertà dove sono presenti però dei dipendenti, cioè persone che lavorano ma sono comunque povere. Come si affronta questa situazione, ad esempio col salario minimo, intervenendo in maniera generale sui salari? Sicuramente quella questione che mi poni, che è quella del lavoro povero, è una questione super complessa, nel senso che mette le persone in una condizione di frustrazione incredibile, perché lavorare e non riuscire a mantenersi è un qualcosa di insopportabile. Quindi quello che noi abbiamo fatto da subito è stato proporre la nostra proposta di legge sul salario minimo e quindi andare ad intervenire con una soglia di legge di salario orario, che è 9 euro lordi l'ora, che adesso, per come l'inflazione è anche bassa, andrebbe aumentata. Però questa proposta di fatto va a creare una distinzione tra quello che può essere considerato lavoro
è quello che invece dovrebbe essere considerato sfruttamento, perché quando una persona lavora deve poter essere messa nelle condizioni di poter far fronte a tutto quello che sono i bisogni normali di una vita normale. Quindi di fatto il salario minimo legale è una ricetta che noi vogliamo, adesso facciamo questa raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare, continuiamo a proporre appunto questa introduzione e a chiedere alla ministra di ascoltare questa proposta, perché la ministra del lavoro anche ieri è intervenuta dicendo che la via principe per mantenere i salari dignitosi è quella della contrattazione collettiva, ma bisogna fare un po' di chiarezza. Innanzitutto, la contrattazione collettiva dal salario minimo legale non verrebbe intaccata, ma verrebbe semplicemente supportata, perché dove non c'è la possibilità, la forza contrattuale, interviene la norma. La contrattazione collettiva poi sopra si innesta sul salario minimo legale e va a intervenire sugli aumenti salariali e su tutte le altre voci che possono essere voci del lavoro. Detto questo, se i salari in Italia sono stagnanti da 30 anni, evidentemente la ricetta della contrattazione collettiva da sola non è abbastanza, non funziona. Per cui dove manca lo Stato succedono poi queste situazioni problematiche, quindi di salari bassi e di mercato che si autoregola chiaramente con salari al ribasso per andare poi a fare profitto sul lavoro. Faccio un'ultima domanda e torno al principio, perché inizialmente si parlava dell'impatto dell'addio al reddito di cittadinanza. Si vede già da questi dati? Potrebbe peggiorare la situazione? Allora, questi dati sono dati preliminari, quindi sono prime stime che ha fatto l'Istat, i dati definitivi li avremo ad ottobre. Il reddito di cittadinanza copriva circa 2,5 milioni di persone, mentre ADI con il supporto formazione lavoro copre appunto la metà di questa platea. Ora, diciamo che da una parte l'ADI è una misura molto rigida che va a coprire sostanzialmente solo dei nuclei che hanno minori, persone disabili e persone over 60, ma non va invece a coprire tutta quella platea di persone ritenute da questo governo per motivi a noi sconosciuti occupabili, quindi persone che entrano nel range di età per poter andare a lavorare. Però noi innanzitutto non sappiamo queste persone che storia hanno e perché si sono ritrovati in una situazione di povertà, e quindi classificarli discriminando di fatto le persone povere è un qualcosa di inaccettabile. Poi, se andiamo a vedere gli strumenti che sono messi a disposizione per la formazione di queste persone, quindi questo supporto formazione lavoro di circa 350 euro a persona se si frequenta un corso di formazione, di fatto cosa accade? Che questi corsi di formazione sono brevi. Corsi di formazione, ad esempio in Germania, durano più di 4 anni, perché per formare una persona ci vuole tempo, soprattutto se non ha gli strumenti. Questa misura è totalmente inefficace. Queste persone finiscono i corsi di formazione e si ritrovano esattamente nella condizione in cui sono entrati nel corso di formazione. Per cui, di fatto, noi abbiamo una misura totalmente insufficiente e, anzi, discriminatoria, lo continuiamo a dire, perché non si può differenziare la povertà in questo modo prevedendo strumenti diversi. Assolutamente inaccettabile. Grazie mille.